Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo nono appuntamento di The Last of Us. Dopo una lunga attesa. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Il genere, ecco. Parli del bosco? Sì. Vi lascio gustare il gameplay. Ciao ciao! Se state in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti i giorni. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Dobbiamo scalare. No, non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. Ehi, guarda! Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Per un attimo mi ero distratta. Andiamo. Sei tu, Bill? Eh? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma... No, non c'ero mai stato di persona. E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. Andiamo. Qua giù. Ma sta attenta, è un bel salto.
Tutto ok? Cerco di imparare a fischiare. Tu non sai fischiare. Qui dentro. È quello. Oh, merda. Merda, è incastrata dall'altro lato. Aiutami a salire. Non mi pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok. Dammi il piede. Ok, apri e basta. Nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. Ok. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Merlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Oh, ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Ehi, guarda. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Io ho sempre tirato così. Ma niente d'altro. Eh già.
Che roba. Evacuazioni obbligatorie. Ma questo dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo. Lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Delle trappole di Bill. Il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Va bene. Ah, devi insegnarmi come si fa. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambi. Coprirci a vicenda. Non credo. Tutto ok, sali. D'accordo. Oh, merda. Ecco, questa ci sarà utile.
salviamo questo giocattolino. Cavolo. Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. Magari troverai qualcosa. Troverai me quando sono morta. Nessun problema. Ci penso io. Oh, merda! Vieni, morta! Oh merda, Gesù! Quel coso mi ha spaventato a morte! Beh, già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Siamo i tacchi. Stai indietro. Ok. Gli affari sono spettacolari. È uno dei modi per farlo. Vedi quello? Vai indietro. Andiamo.
Stammi vicina. Ti ho preso. Porca troia, Bill! Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Dagli la corda e scenderò! Faccio io! John! Merda, arriva! Tira la corda! Indietro!
Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio! Oh. Oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... No! Basta! Stronzo! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzetta. No, fanculo, mi hai ammanettata! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Vabbè, dopo questo mega casino e dopo essere crepato per ben due volte, questo gameplay finisce qui. Vi aspetto ai prossimi. Ciao ciao da Genetic DNA. Sperando che i prossimi non arrivino fra 300 anni. Tutto pronti.